Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Loreo, ribadito dal presidente e amministratore delegato di Cap Adriatic Giovanni Toffoli, l'impegno da parte del gruppo per la costruzione della più grande malteria d'Italia, targata Cap Adriatica. Noi siamo qui da tanti anni, siamo qui per la produzione di fertilizzanti. Fertilizzanti alla fine vuol dire nutrire le piante. E se noi non nutriamo le piante, loro non sono in grado di nutrire noi. Quindi è un qualcosa che spesso viene definito come chimico, ma in realtà è qualcosa di estremamente naturale. Se noi non nutriamo le piante non sono in grado di nutrire noi. Dobbiamo nutrirle nella maniera corretta, questo assolutamente sì, ma come dobbiamo nutrire noi stessi nella maniera corretta? L'altra attività di cui noi ci occupiamo è la trasformazione di orzo in malto da birra, quello da cui accennava prima il sindaco. Abbiamo una malteria a Melfi, in Basilicata, è una malteria importante perché copre circa il 20% della produzione italiana di malto e l'obiettivo è di raddoppiare la nostra produzione con una nuova malteria della stessa dimensione, quindi 20% del consumo di malto italiano, perché oggi l'Italia importa oltre il 60% del malto per fare la birra italiana, la importa dall'estero. Allora, in un territorio come quello italiano, che vuole valorizzare il Made in Italy, le filiere del Made in Italy, l'alimentare italiano, è fondamentale che ci sia anche l'agricoltura italiana che dà questa completezza di filiera all'alimentare italiano. E questo è un percepito che oggi si sente anche nel mondo della birra. La birra ancora fa fatica a essere considerata un prodotto della terra. Spesso viene vista come una bottiglia di una bevanda. In realtà la birra è un prodotto agricolo, questo è un messaggio fondamentale. E per noi venire a fare malto qui vuol dire anche dare una tracciabilità di questo territorio, quindi andare a produrre orzo qui, vuol dire coinvolgere più di 800 agricoltori del territorio che faranno parte di questa filiera e che dovranno essere partecipi di quello che sarà la bottiglia finale che poi tutti noi andremo a consumare e a comprare al supermercato. L'obiettivo poi, e qui ce lo siamo dati come scommessa, è di fare anche la birra del Delta del Po, ma questo magari lo annunceremo alla prossima puntata. Quando potremo dire che sarà operativa? È un investimento che pensiamo di concludere a livello di iter autorizzativo e tutto quello che è propedeutico all'inizio della costruzione entro la fine di quest'anno. Poi i tempi stimati per la costruzione sono un paio d'anni per un'opera del genere e quindi vogliamo e ci punteremo in tutte le maniere a essere operativi dal gennaio del 2026. Ecco, siete in linea con il cronoprogramma oppure ci sono stati dei rallentamenti? C'è stato qualche rallentamento perché purtroppo anche il Covid non ha aiutato naturalmente in questo momento, però diciamo nella normalità delle cose, dai, siamo contenti dei tempi con cui riusciremo a essere operativi. Ecco, lei ha parlato di un 20% della produzione nazionale, quindi ci sarà bisogno di una collaborazione con tutti gli agricoltori del territorio. Voi prevedete che questa produzione sarà fatta quasi esclusivamente nel Delta, qua si parla probabilmente di qualche migliaio di ettari che dovrebbero essere destinati a orzo, oppure dovrete acquistarlo da altre parti d'Italia e non solo? Allora, noi coinvolgeremo circa 10.000 ettari, quelli di cui abbiamo bisogno, 10.000 ettari che quindi bisognerà andare a produrre orzo distico da birra. L'area principale naturalmente sarà quella della provincia di Rovigo, della provincia di Padova, ma anche il Ferrarese o comunque le zone della Romagna, dell'Emilia-Romagna, e poi una parte andremo a produrla anche in Friuli perché abbiamo delle richieste specifiche da un produttore di birra locale che vuole la tracciabilità dell'orzo friulano. Quindi andremo in queste tre regioni.